Salve a tutti ragazzi, benvenuti a questa nuova lezione di storia. Oggi, come vedete, in un riquadro quassù in alto ci sono anch'io. Ho deciso di presentarmi a tutti voi parlandovi della guerra dei 7 anni, una guerra che è stata combattuta tra il 1756 e il 1763. Quindi una guerra che è molto lontana da noi, ma che è importante e che bisogna studiare sostanzialmente per 3 motivi. In primo luogo perché è stata la prima vera e propria guerra mondiale, come ha detto anche Winston Churchill. Winston Churchill, che di guerre se ne intendeva moltissimo, l'ha definita proprio così. Ora, se è vero che non è stata combattuta esattamente in tutti i continenti, quindi non è stata una vera e propria guerra mondiale perché si è combattuta sì in America, sì in Asia, ma sostanzialmente ad essere coinvolte erano le potenze più importanti dell'Europa e di conseguenza venivano coinvolte anche le loro colonie. Ma l'Australia ovviamente era stata sì avvistata, ma la vera e propria conquista dell'Australia la avremo soltanto dalla fine del Settecento, quindi l'Australia ancora non entra nei conflitti assolutamente. E gli stessi continenti che vengono coinvolti, dicevo, vengono coinvolti soltanto in parte e soltanto laddove ci sono delle colonie delle varie nazioni europee. Però, oltre al fatto di essere il primo conflitto mondiale, questo conflitto fu anche una guerra moderna. Ora, parlare di guerra moderna non significa fare un complimento ad un conflitto, tutt'altro. La guerra moderna è una guerra estremamente distruttiva ed è una guerra totalizzante, una guerra totale che coinvolge non soltanto gli eserciti che combattono, ma anche le popolazioni. Sostanzialmente, prima di questa guerra si può dire che le popolazioni non si accorgessero neanche di essere in guerra. La guerra, dopo la tragedia della guerra dei 30 anni, era diventata qualcosa di, tra virgolette, più civilizzato. La chiamavano le guerre en dentelle in francese, cioè le guerre in merletti. Erano diventate delle guerre talmente, come dire, indolori per la popolazione, che il commercio tra le due nazioni in guerra poteva ancora esserci, ci potevano essere tranquillamente scambi tra le nazioni in conflitto. La guerra prima di questa, prima del 1756, quindi tra il 1648, anno in cui finisce la guerra dei 30 anni, e il 1756, pur essendo una guerra distruttiva, però non coinvolgeva le popolazioni, rimaneva a livello di dinastico, era affare di Stato, erano le varie dinastie, le varie case regnanti che volevano conquistarsi un territorio, che volevano ampliare il loro potere e quindi si mettevano in conflitto con altre case regnanti. Era un discorso esclusivamente politico, la gente quasi non se ne accorgeva. E molto spesso in queste guerre della prima metà del 1700 non si combattevano neanche molte battaglie. La vera bravura del generale, infatti, era considerata quella di costringere il suo nemico in una posizione di svantaggio, manovrando con il suo esercito, spostando i suoi soldati e accerchiando l'esercito nemico, ponendolo in una situazione di difficoltà, in una situazione da cui non avrebbe potuto vincere la battaglia. Anche per questo motivo non si trattava di guerre estremamente distruttive. Invece, la guerra dei 7 anni fu una guerra estremamente distruttiva. Morirono, certo, è difficile fare dei calcoli con i dati dell'epoca, però gli studiosi affermano che più o meno sono morte circa 1 milione di persone in questa guerra. Quindi una guerra piuttosto distruttiva. Una guerra che ha coinvolto anche le popolazioni, lasciando gli stati stremati. Alla fine, dopo 7 anni di guerra terrificante, gli stati coinvolti decideranno di fare la pace proprio perché non potevano più andare avanti. Quindi, primo motivo abbiamo detto per studiare questa guerra è il fatto che è stata la prima guerra mondiale. In secondo luogo, è stato un conflitto moderno, quindi un conflitto estremamente distruttivo e totalizzante, ma c'è anche un altro motivo. Ogni tanto nella storia, che normalmente procede in maniera molto regolare, accadono degli eventi, accade qualcosa che dà una spinta per un cambiamento. Ecco, la guerra dei 7 anni è stata una guerra che ha portato a un enorme cambiamento. In primo luogo, cambierà la nazione dominante del nostro mondo europeo. La Francia aveva dominato il mondo prima di allora, aveva dominato l'Europa prima di allora, adesso comincia ad intravedersi la nascita del potere dell'Inghilterra. La Francia verrà sostituita dall'Inghilterra dopo la guerra dei 7 anni nel potere sul mondo. Infatti, inizia il momento in cui l'impero inglese diventerà veramente il più potente al mondo.
L'altro grande cambiamento si ha a livello, diciamo, militare. Infatti nasce proprio in questo momento, nasce proprio in questa guerra, l'idea tedesca della Blitzkrieg, cioè della guerra lampo. Questa guerra che doveva essere immediata, velocissima, doveva decapitare il nemico e portarlo ad arrendersi senza neanche combattere. L'idea della Blitzkrieg nasce con Federico II di Prussia, un re di cui parleremo molto in questa lezione, e proseguirà all'interno diciamo, dell'apparato militare tedesco fino poi al 1900, quando verrà messa in atto sia nella prima che nella seconda guerra mondiale, e vedremo l'anno prossimo con quali risultati. E poi un altro cambiamento importante. Un mutamento politico talmente forte, talmente profondo da essere denominato la rivoluzione delle alleanze. Fino ad ora nel vostro percorso scolastico avrete sicuramente studiato che gli Asburgo d'Austria e gli Asburgo di Spagna erano nemici della Francia, perché la Francia si sentiva accerchiata da questa famiglia potentissima che era sia re di Spagna, ma anche erano imperatori d'Austria e quindi imperatori del Sacro Romano Impero. Ora, durante questa guerra, dei 7 anni, l'alleanza principale che viene a formarsi è proprio quella inedita tra la Francia di Luigi XV e l'impero di Maria Teresa d'Asburgo. Questo per quale motivo? Perché Maria Teresa aveva cercato in tutti i modi alleati che potessero spalleggiarla nella sua guerra contro Federico II di Prussia. Infatti, Federico II di Prussia, una volta che Maria Teresa era salita al potere, e poi vedremo come, le aveva immediatamente fatto guerra e aveva conquistato una delle regioni più importanti appartenenti all'impero asburgico, e cioè la Slesia, una regione estremamente ricca sia dal punto di vista agricolo, perché la Slesia possedeva dei terreni molto fertili, sia dal punto di vista mineralogico. Infatti aveva delle miniere di carbon fossile piuttosto importanti, e quindi era una regione ricca che Federico II di Prussia aveva molto interesse a conquistarsi. Maria Teresa, che già era impegnata per conto suo a cercare di mantenere il potere, non poteva far niente per impedire questa annessione alla Prussia della Slesia, ma dentro di sé continuò a cercare il modo per poter sconfiggere il suo grande nemico Federico II di Prussia e riprendersi il maltolto. Ecco, in quest'ottica dobbiamo vedere l'alleanza con la Francia. La Francia venne coinvolta perché si trovava sul confine occidentale della Prussia, così come venne coinvolta sul confine orientale della Prussia un'altra grande potenza che era la Russia. La Russia all'epoca era dominata da una grande zarina, la zarina Elisabetta, e la zarina Elisabetta già personalmente non amava molto Federico II di Prussia, e poi ovviamente la Russia aveva tutto l'interesse ad espandersi verso occidente e quindi ad impossessarsi di parte della Prussia. Quindi diciamo che la zarina Elisabetta fu facile da convincere da parte di Maria Teresa d'Austria, ma la Francia era un'altra cosa. La Francia era un osso duro, la Francia era stata nemica degli Asburgo per secoli. E come convincerla? Beh, devo mostrarvi una cartina per farvi capire bene. Eccoci qua. Guardando la cartina noterete che questa parte delle Fiandre, l'attuale Belgio, è colorato di verde, quindi vuol dire che apparteneva all'impero di Maria Teresa. E il Regno di Francia, già fin da Luigi XIV, aveva sempre cercato di conquistarsi queste regioni ricchissime, senza riuscirci del tutto. Ecco, questa è il dono che Maria Teresa promette di fare a Luigi XV in cambio della sua partecipazione nella guerra contro la Prussia. Quindi, se la Francia parteciperà alla guerra insieme, alleandosi appunto insieme all'impero asburgico e con l'impero russo contro la piccola Prussia, ovviamente questi territori così ambiti entreranno a far parte del territorio francese. Questo è il premio promesso da Maria Teresa a Luigi XV. E Luigi XV accettò, anche perché la sua concubina, la sua amante di allora, Madame de Pompadour, odiava profondamente il re di Prussia, che l'aveva più volte offesa, che l'aveva più volte denigrata. Quindi, anche per questo motivo, Luigi XV si lasciò convincere ed entrò nell'alleanza con l'Austria-Ungheria.
Ora mettetevi nei panni di Federico II di Prussia. Federico II vedeva avvicinarsi il momento di rinnovare il suo trattato di pace e di alleanza con i francesi, ma i francesi non si facevano vedere. E poi cominciarono a girare voci di questa strana alleanza, di questa rivoluzionaria alleanza tra Austria e Francia. Cosa fece a questo punto il re di Prussia? Beh, cercò anche lui degli alleati. L'unica altra potenza che poteva avere interesse a mettersi contro la Francia, che in quel momento era indubbiamente considerata la più grande potenza d'Europa, sia dal punto di vista militare che dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista culturale. L'illuminismo stava nascendo, era nato proprio in Francia. Beh, l'unica altra nazione, dicevo, che aveva interesse a mettersi contro questa grande potenza era l'Inghilterra. E perché? Beh, il motivo lo potete vedere benissimo in questa seconda cartina. Ed eccola qua. La prima cartina ci mostra la situazione del Nord America prima della Guerra dei Sette Anni, 1754. Abbiamo detto la Guerra dei Sette Anni scoppierà nel 1756. La situazione è molto chiara. La Francia ha conquistato il Canada e ha conquistato la Louisiana. Il nome Louisiana deriva da Louis XIV, Luigi XIV, il Re Sole, durante il suo regno, infatti, i francesi avevano conquistato questo territorio. Poi, dal nord, i francesi avevano cominciato a mandare degli esploratori verso l'Ohio, si erano create dei contatti e delle alleanze con le nazioni indiane che vivevano in questo territorio. Insomma, i francesi ambivano a conquistare o comunque dicevano che po di possedere tutto questo grande territorio che vedete colorato in azzurro. A sud ovviamente c'erano parti in giallo che sono di proprietà della Spagna e gli inglesi erano relegati ad est dei Monti Appalachi sulla costa orientale con le loro colonie, le loro 13 colonie che man mano stavano diventando sempre più popolose, mentre le colonie francesi non erano molto popolate, poiché i francesi impedivano a molta parte della loro popolazione di emigrare, per esempio, non volevano assolutamente che gli ugonotti andassero ad abitare in questi territori, proprio perché gli ugonotti in Francia e nelle sue colonie non dovevano esistere. Quindi, infatti, gli ugonotti andarono ad abitare quando si trasferirono in America nel Connecticut, nella Pennsylvania, nel New England, insomma, nelle colonie di madrelingua inglese. Ecco, gli inglesi quindi erano schiacciati sulla costa e i francesi erano proprietari di gran parte di questo grande territorio degli Stati Uniti. Ma se guardate la situazione dopo il 1763, dopo la guerra dei Sette Anni, è cambiata completamente la situazione. Tutti i territori francesi sono scomparsi e al loro posto ci sono territori inglesi. Anche la Spagna ha avuto buon gioco nell'impossessarsi di parte dei territori che in precedenza erano francesi. Ma ritorniamo alla nostra dispensa e rivediamo quindi quali sono i due schieramenti che si combatteranno nella guerra dei Sette Anni. Da una parte abbiamo l'Austria, la Francia, la Russia, la Polonia e la Svezia. La Polonia e la Svezia entreranno solo in un secondo momento e durante il conflitto l'alleanza principale è quella che si è instaurata, abbiamo detto, tra Austria, Francia e Russia. E dall'altra parte c'è l'alleanza tra Gran Bretagna e Prussia. Certo, i prussiani si erano trovati un ottimo alleato, ma un alleato che combatteva bene sul mare e che non aveva un grande esercito, per cui alla fine vedremo durante la guerra Federico II da solo a dover combattere costantemente con i suoi eserciti, aggredito da tutte le parti, dalle potenze nemiche, che ovviamente, oggettivamente, avevano la preminenza dal punto di vista delle potenze in gioco, poiché l'impero austriaco, la Francia e la Russia insieme erano estremamente più forti rispetto alla Gran Bretagna e alla Prussia. Ebbene, nonostante tutto questo, noi vedremo che la guerra la vinceranno proprio gli inglesi e i prussiani. La Prussia non la vincerà veramente, cioè non è che la Prussia dopo la guerra dei Sette Anni avrà grandi annessioni, avrà una grande espansione, però è sopravvissuta. Non è stata distrutta e già questo è un grandissimo successo per Federico II di Prussia, il fatto di aver potuto difendere il proprio territorio, di non essere stato cancellato dalla cartina geografica. E per parte sua, la Gran Bretagna, abbiamo visto che cosa ha conquistato praticamente tutta l'America del Nord.
Come vedete qui nella dispensa, la guerra era scoppiata quando Maria Teresa d'Asburgo, imperatrice d'Austria del 1740, aveva tentato di riappropriarsi della Slesia, questa ricca regione dell'impero occupata dai prussiani nel 1742. Ma com'è che Federico II aveva potuto occupare la Slesia? Che cosa era successo nell'impero d'Austria che l'aveva reso così debole da poter consentire a un semplice re di Prussia? La Prussia, avete visto, ve lo faccio rivedere nella cartina. Era una nazione molto piccola, si amplia moltissimo conquistando la Slesia, ma altrimenti era una nazione intanto divisa con la Prussia orientale, qua a est da sola, separata dalla Prussia occidentale, da Berlino, dal Brandeburgo, e quindi una nazione piccola e molto debole che non avrebbe mai potuto permettersi di attaccare l'enorme impero asburgico. Quindi che cosa era successo che portò la Prussia a sentirsi abbastanza forte da poter attaccare un nemico così potente? Beh, era successo questo, che sul trono d'Austria nel 1740 era salita una donna, Maria Teresa d'Asburgo. Ora, la successione al trono d'Austria era regolata da quella che viene definita la Lex Salica, cioè dalla legge salica. La legge salica era un principio antichissimo che risaliva agli antichi franchi, che decretava che la corona dovesse passare di maschio in maschio, non poteva passare alle figlie femmine, per cui se un re si trovava nella situazione di morire avendo solo figlie femmine, il trono sarebbe passato ad un cugino o ad un altro parente maschio. Ora, se le cose stavano così ed in Austria vigeva questa legge salica, perché Maria Teresa si è ritrovata ad essere l'erede dei domini dell'Asburgo? La storia è molto complessa e va quindi analizzata con calma. Già all'inizio del 1700, il nonno di Maria Teresa, Leopoldo I di Asburgo, si era posto il problema e aveva pensato: ora io ho due figli maschi, ma al momento che io morirò e questi figli prenderanno il mio posto, cosa dovrebbe mai succedere? Cosa potrebbe succedere se al posto di un erede maschio questo mio primogenito dovesse avere soltanto delle figlie femmine? Quindi è già dall'inizio del 1700 che Leopoldo I si era posto questo problema. Aveva deciso che se una cosa del genere fosse mai successa, avrebbero ereditato le figlie femmine, quindi le sue nipoti femmine. E bella appunto ebbe anche ragione, perché suo figlio maschio morì senza eredi maschi, ma solo con delle figlie femmine. Al suo posto andò il fratello, e questo fratello, che si chiamava Carlo VI d'Asburgo, si pose a sua volta il problema: se io dovessi mai morire senza figli maschi, che cosa succederebbe? Beh, per la legge stabilita da Leopoldo I, suo padre, avrebbero dovuto ereditare le figlie femmine del fratello maggiore, che era morto prima di lui. Beh, a Carlo questa cosa non piace molto e quindi decise di emanare una legge nel 1713 che chiamò la Prammatica Sanzione. Prammatica Sanzione significa legge con effetto immediato. Carlo VI stabilì che se fosse morto senza eredi maschi, avrebbe ereditato la maggiore delle sue figlie, non la primogenita di suo fratello, che era morto prima di lui. In molti libri si legge che Carlo VI avrebbe promulgato questa prammatica sanzione per proteggere la figlia Maria Teresa, che amava tanto. Beh, non credeteci. In realtà Carlo non lo fece per garantire la successione della figlia, perché quando la prammatica sanzione venne emanata nel 1713, Maria Teresa ancora non era nemmeno nata, nascerà nel 1717. Si trattava quindi semplicemente di una legge preventiva. Carlo sperava di avere degli eredi maschi, ma aveva deciso di premunirsi anche rispetto al caso più sfortunato. In effetti, di figli maschi Carlo VI ne ebbe uno, che però gli morì piccolissimo, praticamente neonato, e alla fine gli rimarrà solo Maria Teresa. Ma la prammatica sanzione non era stata fatta per lei, bensì semplicemente in termini ipotetici, come ho cercato di spiegarvi. Nel 1740 morì Carlo VI e Maria Teresa si trovò sola a 23 anni a proteggere il potere degli Asburgo. I regnanti europei scelsero di non accettare una donna sul trono, infatti il potere femminile era praticamente inesistente nei regni europei dell'epoca. Certo,
Al momento che nel 1717 suo padre Carlo VI aveva promulgato la Pragmatica Sanzione, tutti i principi tedeschi l'avevano accettata. Ma poi, come capite bene, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. E quindi, quando si arrivò al momento di giurare per davvero fedeltà alla nuova regina, beh, molti si tirarono indietro. E tra questi ci fu anche Federico II di Prussia. Federico II, in particolare, pur essendo personalmente un cinico che in queste cose non ci credeva e non se ne preoccupava minimamente, decise però che era il momento giusto per sfruttare l'occasione per espandere il suo regno, impossessandosi appunto della Slesia. La Slesia è quella regione con capitale Bratislava, che, come vi ho detto all'inizio, era molto ricca sia per via dell'agricoltura che delle miniere di carbone. Non fu il solo principe a ribellarsi contro la nuova regina, anche altri principi cercarono di approfittarsi della debolezza della giovane principessa, finché il conflitto tra Prussia e Austria si trasformò in una vera e propria guerra europea, la guerra di successione austriaca. La guerra di successione austriaca si trascinò per vari anni, fino a che nel 1745, dopo alcuni successi dell'impero austriaco, Maria Teresa riuscì a convincere i principi elettori a nominare imperatore non lei, ma suo marito, Francesco Stefano di Lorena. Maria Teresa rimase volutamente lontana dalla ribalta, lasciò che Francesco Stefano stesse lui sotto i riflettori. Ma in realtà a prendere le decisioni politiche era lei. Lui si occupava degli aspetti finanziari e lei si occupava della parte politica. A questo punto siamo arrivati al momento dello scoppio della guerra, il 1756. Maria Teresa voleva riprendersi la Slesia, ma avendo bisogno di alleati, come abbiamo detto, si alleerà con la Russia e con la Francia. In realtà poi la scintilla che fece veramente scoppiare la guerra si ebbe in tutt'altra zona, non si ebbe nel centro dell'Europa, ma si ebbe a sud della Francia, nelle isole Baleari. Infatti nel 1756 la Francia attaccò una delle isole Baleari che appartenevano all'epoca all'Inghilterra. E a reagire per prima a questo attacco non fu tanto l'Inghilterra quanto la Prussia, perché Federico II era convinto che nella situazione di accerchiamento in cui si trovava, con la Russia a est, la Francia a ovest e a sud l'Austria, beh, a questo punto la guerra non poteva non scoppiare. Prima o poi queste tre grandi potenze che si erano alleate proprio contro di lui l'avrebbero attaccato. E Federico II è convinto che l'unica speranza di salvezza sia proprio quella di attaccare per primo con una guerra lampo. Per cui dalla Slesia si porta in Sassonia e cerca di conquistarla. La attacca a sorpresa e riesce ad impossessarsene. Poi attaccò l'anno successivo, nel 1757, attaccò la Boemia, che vedete appunto qui a sud della Sassonia. Questo perché? Ma per arrivare direttamente a Vienna. Una volta raggiunta Vienna, impossessandosi della capitale del suo nemico, Federico II era convinto di riuscire a sconfiggere Maria Teresa, a riuscire a portarla a più miti consigli, a costringerla alla pace. Ma a Praga Federico II viene fermato. Ha un esercito troppo piccolo, si mette ad assediare Praga, ma ci sta troppo tempo, non ci riesce. Insomma, l'assedio fallisce e a questo punto la Blitzkrieg è morta e sepolta. La guerra inizierà davvero. La Prussia era sola a combattere in Europa, poiché l'Inghilterra, sua alleata fortissima sui mari, lo era molto meno sulla terraferma e non poteva dargli un grande sostegno, visto che era impegnata a combattere la Francia in mezzo mondo. Ma anche la Francia, dal canto suo, non poté dare tanto aiuto all'Austria e alla Russia sul terreno. Perché? Perché era impegnata a combattere sui mari, in America, in Asia, contro l'Inghilterra. E infatti, nella guerra dei 7 anni, noi vedremo pochi eserciti francesi entrare in Prussia e cercare di attaccare Federico II. Nonostante ciò, nonostante appunto che fosse solo a combattere sul terreno, Federico riuscì nell'impresa di tenere a bada e con il tempo a sconfiggere tutti e tre i suoi nemici, vincendo praticamente da solo la guerra sul territorio europeo. Il genio militare del re di Prussia venne riconosciuto in seguito anche da Napoleone Bonaparte, che, giunto a Berlino nel 1806, dopo aver sconfitto i prussiani, si recò a visitare la tomba di Federico e disse ai marescialli che lo avevano accompagnato: «Giù il cappello, signori, se fosse ancora vivo noi non saremmo qui».
come per dire, se ci fosse stata ancora Federico II, la Prussia ci avrebbe sicuramente sconfitto. La guerra dei 7 anni si concluse quindi con l'indiscussa vittoria di Prussia e Inghilterra. Quest'ultima in particolare si assicurò la totale supremazia nel commercio marittimo mondiale. Ma come sempre accade, anche le grandi vittorie hanno delle conseguenze negative, persino per i vincitori. E quindi, per ripianare le enormi spese sostenute per vincere il conflitto, l'Inghilterra fu costretta ad aumentare le tasse, e questo non solo in patria, ma anche nelle colonie americane. Queste ultime avevano per di più il divieto di impiantare nelle loro terre delle industrie che potessero rivaleggiare con quelle britanniche, così che, oltre ad essere costrette a importare dall'Inghilterra tutti i prodotti di cui avevano bisogno, i coloni americani si trovarono anche a pagare tasse alla madrepatria, e queste imposizioni portarono allo scoppio della Rivoluzione americana. Bene, e con questo noi abbiamo concluso. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima lezione.